35 anni fa la tragedia dell'Eisel. Siamo tornati qualche anno dopo nello stadio dove venne scritta quella pagina nera per il calcio e per lo sport. Nel 2015, in occasione dell'amichevole di calcio Belgio-Italia, allo stadio Eisel di Bruxelles assistemmo a una triste commemorazione. La nazionale rese omaggio alla memoria delle 39 vittime nello stadio della capitale belga. L'Eisel era stato restaurato e la famosa curva Z, dove 32 italiani persero la vita in occasione della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, non esisteva più. Buffon e Chiellini, in rappresentanza della nazionale e i tifosi della squadra bianconera residenti in Belgio, posero delle corone in ricordo delle vittime. Le squadre inglesi, per quel triste avvenimento, furono bandite dal calcio europeo per 5 anni. Una targa con i nomi delle vittime e una data di quel triste giorno sono rimaste a ricordo imperituro di una tragedia che non è stata dimenticata.